Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale per questo nuovo video. Oggi abbiamo cambiato completamente genere e abbiamo deciso su quest'asse di legno che in un primo momento era proprio molto grezza, con addirittura la corteccia ancora attaccata lateralmente, abbiamo deciso di fare una scacchiera. Quindi abbiamo disegnato a matita tutta la griglia e iniziamo questo lavoro piuttosto lungo, ma il risultato sarà davvero soddisfacente. Prima di cominciare il lavoro abbiamo lisciato molto bene questo pezzo di legno. E come vedete le venature sono piuttosto evidenti e hanno creato dei problemi. Thank you.
A questo punto abbiamo deciso di aumentare la temperatura del pirografo perché era davvero difficoltoso riuscire a lavorare con queste venature così ampie che davano fastidio. Ed effettivamente è stata una buona idea perché poi siamo riusciti a lavorare meglio. Si vede addirittura il fumo, bisogna stare attenti a non bruciare troppo il legno, ma il lavoro è andato un po' più speditamente. Prima tracciamo il bordo del quadratino e poi lo riempiamo. Abbiamo visto che così facendo si evita di sbagliare. Come potete vedere, è molto lungo questo lavoro. È anche piuttosto ripetitivo, però alla fine il risultato è stato davvero bello.
Ecco che siamo quasi giunti al termine. Una volta finito il lavoro di pirografia, abbiamo deciso di verniciare con della resina liquida tutta la superficie in modo da proteggere il legno, le parti pirografate sia dalla polvere che dallo sfregamento degli scacchi. Ecco, vediamo il risultato finale della scacchiera lucidata in tutte le sue parti, in modo da proteggere anche gli spigoli. E possiamo posizionare le nostre pedine. L'effetto anche con la corteccia che fa da cornice è davvero bello. Si tratta di un lavoro fatto a mano, quindi unico. Può partire la sfida. Buona partita agli avversari. Che vinca il migliore. Se vi è piaciuto questo video e questo lavoro, continuate a seguirci. Noi siamo molto orgogliosi. Iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati. E visitate il nostro sito elettronicadidattica.com. Vi aspettiamo per i prossimi video. Arrivederci a tutti, soprattutto a chi ama gli scacchi. Ciao, a presto!